Per si chiama Gesù Maria. Porco diavolo! Che caduta! Porco demonio! Porco diavolo! Ah, che male! Basta, troppo pesante! Madonna! Ah! E dove sei scivolato? Ah, porco diavolo! C'è la buca lì! Mannaggia! Porco demonio! Aspetta che ti disinfetto! No, non sono fatto niente! Ah! Porco diavolo, che male. Spostiamo che passa la macchina. Vabbè, a pancula la macchina. Porco diavolo, mi sono fatto malissimo. No, no, ma lui nella gamba ti sei fatto male. Sì. Sei caduto con la gamba, no? Sì, c'è la buca. Ah, fanculo, vaffanculo, tutta colpa. Quella merda lì che scrive. Ah, fambrodo. Fanculo. Qualcuno ci ha mandato qualche maledizione. Ma no, sì, maledizione che c'è una cazzo di buca che nessuno ripara. Questa è l'unica maledizione. No, proprio lì sei andata con la scarpa, guarda, con tutta la scarpa. No, non posso inquadrare, però mi sono fatto male. Anche lì, mamma, giusto a vedere che non l'ho portato. Porco diavolo. Ma il bello è che... andiamo nel bar. Il bello è che... boh, la gente è veramente cattiva. Cioè, io cado, quello lì, boh, passa avanti così fregando. Ma che cazzo vuoi, cioè? Ma vaffanculo. Vaffanculo. Contento comunque, mister Bronzo. Mister Bronzo, sei contento? Spero tu sia contento. Mister Bronzo, spero tu sia contento. Bravo. Mi sono fatto malissimo per colpa tua. No, sto ma... no, perché avevo già un po' di vomito. Quindi adesso un attimo di silenzio. Potrei pretendere. Scusa se te lo chiedo. Mi ho fatto un po' male. Non so. No, grazie. Grazie. No, aspetta. Ma sì, perché c'è una buca qua, purtroppo. Grazie signore. Ci vuoi pulire? Magari sì. Porco diavolo, che male. Nel cemento proprio. Nel cemento. Che bollente l'acqua. È venuto l'acqua fonte. La gomma ce l'ho. Non streamerò mai più. Il piede ci è andato proprio in quella buca. Eh sì. Vieni, scusa, vieni qui. Sì, sì. Sì, sì, aspetta. Aspetta, arrivo subito. Porco diavolo. Arrivo subito. Mamma mia, che male. Già quelle botte mi fanno un male della Madonna. Troppo sì. Ginocchio e gomito, tutti e due. Grazie mille, gentilissimo. Guarda un attimo, sì, se sì. Ti basta con me. Sì, 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 perfetto, grazie. Grazie, quello che ti vuole. Mamma mia. Purtroppo fanno le buste lì. La terra. Sì, ma la mucchina ce l'hai dietro, eh? Vabbè, ma fai tempo in casa a disinfettarti. Ti lavi col sapone ancora meglio. Sì. L'importante adesso bagnarti. Sapone, oh, perfetto, gentilissima, grazie mille. Sì, grazie mille. Figurati. Per togliere la terra, grazie. Grazie. Ti vuoi asciugare? Con fazzoletto? Sì, con fazzoletto. Qualcuno, certo. Ma no, nonna, che sono distratto, c'era la buca. Ma non mi sono accorto della buca. Poi la discesa, meno male che. Porco diavolo. Non è andata già bene. Potevo prendere un. Vabbè, dai, su. No. Capita. La macchina ce l'hai. Te l'ho data ieri in farmacia. Sì, ce l'ho. E mettila quella lì. Porca miseria. Vabbè, dai, lasciamo stare. Non l'hai? No. L'hai lasciato a casa anche tu? Ma che no, ieri l'ho messa lì. Lì l'ho messa. Sì, ce l'ho. Affambrodo. Guarda che roba. Porco diavolo, guarda che male. Nel ginocchio. Guarda che male. Porca miseria, brucia pure. Non ha senso metterla, non servirà a nulla, fa solo male. Solo male. Almeno disinfetta, scusa. Capito, ma fa solo male, non serve a niente. Ma porco diavolo, guarda che male. Proprio nell'osso l'hai preso. Esatto, guarda. Proprio nell'osso. Quello, e poi quello, questo è micidiale. Vabbè, sono caduto. Porca miseria, guarda che roba. Non tagliato. Vaffanculo. Meno male non ho spaccato di nuovo il telefono. Sei spaccato? No, per fortuna no, l'unico che si è salvato. Sì, perché è caduto così. No, è caduto leggero. Sì, è caduto leggero. Infatti non si è neanche graffiato ai lati, che stranamente una volta per un colpetto si è graffiato qua.
tutto sano, tutto intatto. Questo è l'unico che si era rotto. No, neanche questo, penso. Mamma. Il mio no. No, il tuo neanche. No, il tuo è a posto, ce l'hai te, vero? Fa vedere? No, è perfetto, perché era in tasca comunque. Porca miseria. Che male. Bene, bene, che ti passa. Ma cosa vuol dire? Non è che sono morto. Lo spavento. È una caduta, sono. Basta lo spavento. No, ma non è successo niente, nonna, sono tranquillissimo. Mi dà solo fastidio che nel mentre che sono caduto c'era quello lì, Mister Bronzo di merda, che mi commentava spammando. Sì, dico anche. Veramente uno stress assurdo. È passata, poteva dire, ti ho fatto male. Mi dà fastidio questa mancanza di umanità. Cioè, quell'uomo lì proprio così, cioè se io vedessi minchia, se vedessi un uomo per terra almeno gli chiederei scusa come stai, invece no, proprio lì è passato fregandosene. Veramente. L'umanità è proprio una cosa che alcuni non c'ha. Cioè, è logico che poi la gente, bisogna sempre darsi la mano. Appena io vedo uno per terra gli chiedo se sta bene. No, lui, vabbè. Ma che diavoletto qui è. La gente qui di... la buca non le riparano. Porco di non faccio letto, se viene il sangue lo chiudo. Vabbè, no, non lasciamo spero. No, perché veramente la pelle almeno te la sei tolta. Mamma mia. Dovevamo tornare lì. Ormai lì c'è il sapone. Certo che se non avessi avuto sto cavalletto magari sarei potuto attivare le mani invece. Cadere con le mani. E mi riparavo invece. Invece tu hai tenuto tutto lì, esatto. E ti sei inginocchiato. No, l'inginocchio è strusciato, capito? Mettilo. Stai attento adesso, scendi piano piano. Aspetta. E qua sto cercando di legare così non cado più. No, cammina più. No, ma sto cercando di legare. Sì, ma tu non stai attento. No, adesso capito? sto attento. C'è un'altra buca. Sto cercando di legare qui per non far più cadere. Vado avanti così cade sopra di me. Mamma mia. No, tranquillo. Perché è strano, perché le scarpe ce le ho allacciate, quindi non mi sono conficcato in nulla, capisci? Sei caduto con le ginocchia. Almeno un po' di contenuto. Quel pezzo lì è più ripido di tutto, l'hai visto? Ma io non capisco perché non riparano le buche. Io lo faccio piano. Non riparano le buche, non riparano le buche. Il problema è questo, la gente non ripara le buche. Come a Roma. Esatto, come a Roma, Roma che è la città. Tanti ragazzi sono morti. Vabbè, no, esageriamo adesso, nonna. Il motorino sono andate nelle buche. Vabbè, ma se ne sarà uno, dai, morti così impossibile. No, più di uno. Ma va, nonna. Morti così no, però, comunque. A Roma. Ma sì, ma... Comunque qua so che è morto uno al mare perché c'era un cavo di filo, è vero? Mamma mia. Vero, Quarapallo? O è una storiella? Che c'era un cavo elettrico. Al Quarapallo è successo, vero? Sì. Guarda. No, qua però. Guarda le buche. Sì, guarda che buca, ragazzi. Grande sindaco che lì. Ma no, scherzando, il sindaco non c'entra niente. Perché non ha troppi problemi in testa. Però il problema è davvero qui c'è mancanza di attrezzatura, perché non posso girare così. Che noi stiamo attenti. Sì, ma non sei posso. Molto distratto, non posso girare così. Ah, il sole fa anche più male. Vabbè, però si crosta, no? Ho perso anche la mascherina, forse, che ce l'avevo qua. Ce l'avevo qua la mia. 48 Mr. Bronzo, guarda, tutta colpa tua comunque, Mr. Bronzo, tutta colpa tua, fatelo dire, colpa di Mr. Bronzo, perché se tu non mi avessi spammato di messaggi, fidati che non mi sarei fatto nulla. Complimenti, bravo, era quello che volevi. Speriamo che la prossima volta fai più danni, così almeno Mr. Bronzo, se fai più danni secondo me sei contento. Ma dove stiamo andando, nonna? Santa Maria. A piedi? Non lo so se c'è la corriera, la fermata laggiù. Vabbè, andiamo a piedi, dai, tanto. Brucia pure al sole, fa pure male, ma porco diavolo. Fatti dare un bacetto dalla nonna e tu passa. Mannaggia. Sicuramente. Io gentilmente andrei avanti perché c'è tutto il sangue che ribolle al sole. Immagino che magari può far piacere che vedere uno che... Ma che passa al fresco, nonna. Io non penso di essere così cattivo da meritarmi tutto questo, però. Ma che fasciarmi, no grazie nonna, no grazie. Grazie lo stesso che stai pensando. Ah, che bello vedere il sangue bollire. Non capisco cosa. Perché io mi merito questo, boh. Cosa ho fatto di così grattivo che non hanno fatto anche gli altri? Star qua a soffrire col sangue che bolle. Guarda, sangue che bolle. Perché bolle? Perché sono caduto. Vedi, qui c'è tutto sangue che sta bollendo al sole. E io cosa posso farci? Nulla in merito, devo...
devo tenermelo. Boh, io non capisco davvero. Mi ha fatto male perché, cioè, becco una caduta così. Guarda, pure qui. La caduta è un nuovo. Pure qua. Pure qua, vedi qui che prende il sole? Tutta sta ferita. Prende il sole e mi fa male. E mi fa male perché mi prendo tutto il sole che mi brucia. Ma porca Eva. Grazie che è andata bene. Ma vaffanculo, ringrazio un cazzo, ringrazio. C'è la gente che ammazza e non gli capita nulla. E io invece che non faccio mai nulla di male nella mia vita, mi devono capitare ste cose. Ma vaffanculo. Logico che la gente bestemmia, cioè. Capitano ste cose, la gente brava. Magari uno lavora, si fa il culo, cade e muore. Io sono proprio lì, giocatore. Nel momento c'hanno il piede. Ma vaffanculo i giocatori di calcio, quelle merde umane della società che speriamo che spariscano. I calciatori di calcio schifosi, le persone più brutte della faccia della terra sono i calciatori di calcio, ladri della società, parassiti, topi, ratti, veramente. I calciatori sono il male più assoluto italiano, 2000 euro al mese per calciare, 22 milioni di euro all'anno per calciare un pallone, se ne vanno a fanculo calciatori di merda, merde, merde, tutti i calciatori, merde. Ma vaffanculo calciatori di merda. Speriamo che il calcio fallisca, quello sport di merda, porca miseria. Fanculo, ma i tifosi sono anche peggio. I tifosi sono il male più assoluto del mondo. Prendo. Spero che non torneremo a piedi a casa. Prendo la nostra biglietta. Non ho bestemmiato, nonna, ti giuro. Sono molto trattenuto, ma ho detto tutto tranne la bestemmia. Anche perché non sono stato molto attento. Ho detto tutto tranne la bestemmia. E pensare che doveva essere la prima cosa da dire. Guarda, tutto il sangue che bolle. Orco diavolo. Tutto il sangue che bolle. Ma va, no, 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 guarda, l'ultima cosa che voglio è incontrare gente, guarda. L'ultima cosa che voglio. L'ultima cosa che voglio veramente è incontrare gente. Dopo quell'uomo che ha camminato fregandosene, cioè, dopo aver visto i grandi gesti di umanità delle persone. Dopo aver visto tutti i gesti di umanità delle persone, sinceramente, l'ultima. Non pensavo che era così. La signora è stata gentilissima, di una squisitezza assurda. Il problema è ho visto invece quello lì, ma veramente la gente senza cuore. Ti rendi conto che questa, che un giorno quelli come lui lavoreranno? Ti rendi conto che gente come quell'uomo lavorerà? Guarda che era un ragazzo giovane. Appunto, lavoreranno, ti rendi conto? Lavoreranno. Avranno dei figli. Ma minchia, io vorrei non aver chiesto. Come stai? Cioè, se non c'è nessuno che comunque si sta prendendo cura, cioè, se io vedo un uomo a terra lì da solo, glielo chiedo. Se no. Però una volta ho visto un uomo che era caduto dal motorino, però c'era la polizia, l'ambulanza, sì, no. E allora lì non sono andato a rompere le scatole. Non ho caduto. Sei caduto? Sì, sono fatto malissimo. Bisogna disinfettare. Ma vaffanculo.